ci siamo qui al Pagani Stadium. Finito allenamento, il solito briefing o debriefing, si torna all'altro fortino qui arrovato dal time out, il pub del nostro amico Manu Veneziani. Vamos. Buonasera, come vedete non sono né Ilaria né Aisha, sono Natasha, gioco nelle Queens a Rovato. Stasera registriamo direttamente dal time out. Come avete visto, adesso andiamo a rivedere il reportage di calcio del Pagani Stadio. Guardate la vista del croissant, della brioche. La brioche qui che si vede, qui siamo qua al Pagani Stadium. Sta finendo l'allenamento della Seniores insieme all'Under 19. Vamos! Hola amigos! Questa stagione non so. Sì, dopo siamo sì. Le dita. Sì. Però penso, vedo i ragazzi molto entusiasti, la presenza è sempre presente in allenamento. E quella è la chiave, l'entusiasmo. Quella entusiasmo, passione è importante. Vediamo le prime partite. Vedo lì Archetti in questo momento che sta dando dell'indicazione, avete un bel staff tecnico perché sì. Di là vedo Cere che è il direttore tecnico. Paul questa sera perché l'ho visto che sta facendo un stage, tanto per cambiare, però c'è anche Corvino con il numero 2, che lo vediamo lì da schiena. Così mostriamo un po' il dietro le quinte di un allenamento, perché è interessante anche per quelli che ti seguono di vedere come stanno preparando questa season 22-23. E voi come Under 15? Under 15 abbiamo cominciato, siamo adesso inizio il campionato, inizio allenamento, una ventina di ragazzi, però sulla carta siamo 30 e passa ragazzi. Sì, alcuni ancora sono in vacanze o sono tornati. Vediamo, è tutto. Non abbiamo delle sì, ambizioni di vincere, però solo di crescere. Crescere, divertirsi e creare il senso d'appartenenza. Esatto, sì. Sembra comunque banale come motivazione, però quella è la più importante. Esatto, sì. Dopo costruiscono il loro under, la loro carriera rugbistica. Parlando di carriera rugbistica, per chi non lo sa, tu hai avuto un bel passato a Calvisano, non ci conosciamo là, di quel periodo lì. Calvisano, Rovato, Bassa e poi Brescia. Brescia. Hai finito a Brescia. Sì. A chi salutiamo? Saluto a tutti quelli che mi conoscono. Benissimo, e a quelli che no anche, perché oggi abbiamo saputo che è il tuo curriculum che è importante. Buona continuazione. Grazie mille. Ciao, ciao ciao. Lancio del gioco. Conosciamo questi ragazzi. Chi sei te? Mattia. Ruolo? Da definire. Quanti anni hai? 18. Da definire in che senso? Mediano di mischia sarai? No. O primo centro 8, adesso vediamo. Oh là là, vediamo. E tu? Carlo. Da quanto tempo giochi al rugby? 8 anni. 8 anni, sempre qua a Rovato? Sì. Tuo ruolo preferito? Tallonatore. Tu? Riccardo. Ho giocato in Brescia 2 anni. Mm-hmm. Ruolo da definire. Ok, tranquillo. Siamo tra amici. Andrea, gioco da quanto? 6 anni. Hai imparato qualcosa in questi anni? No, ignorante come prima. Ignorante come prima, allora, lui che non ha ancora il ruolo ti dice che sei ignorante. Pilone destro. Giochi nell'Under 19, giustamente. Sì. Benissimo. Che campionato vi aspettate? Avete qualche aspettativa in più dell'anno scorso? È difficile come campionato rispetto a quello dell'anno scorso. Infatti. Perché sono già le prime partite, sono 4 di fila. Di alto livello. Diciamo. Esatto, e poi già se si passa lì si è già un buon livello, però sono 10 squadre del Nord Italia. Devo dire, vabbè, dai, si cresce. Esatto. Si cresce, è sempre un gioco. Benissimo, ragazzi. Da subito forte. Ok, salutiamo a chi? Davvero. A vostri fans, ok?
I vostri tifosi? Speriamo le fans. Bravo, mi piace quell'atteggiamento. Va bene, va bene. Ciao. È la vita, voi del rugby, non mollate mai, bravi, eh? Vieni qua, super seconda linea. Ciao, come, giovane. Te stai allenando bene? Ti ho visto? Ciao, tantissimo. Sì, bene, bene. Dal gruppo ci siamo, abbiamo voglia. E niente, aspettiamo con tanta voglia inizio il campionato. Sì, che non c'è ancora il calendario, però... Sì, sì, fa niente, però sappiamo che inizia prima di ottobre, quindi abbiamo voglia di farci trovare pronti e basta. Il gruppo c'è, dai. Vecchi e giovani, soprattutto i giovani che servono per correre. Infatti, sì. Però vedo che il possesso, penso che con il... che nel pacchetto che state organizzando, secondo me potrebbe essere anche un buon attrezzo per il ballo. Sicuramente, sì. Gente di peso c'è, anche ragazzi di 19 stanno venendo su, stanno facendo un ottimo lavoro anche in palestra, sono ben sistemati. Vedo che stavano lavorando anche l'under 19 con voi. Corvo, che cosa mi dici di questi... Del giovane? Lui mi sta dicendo che si sta allenando con entusiasmo. Possiamo... Molto. No, vabbè, comunque lui dovrebbe essere un leader del pacchetto. Non posso dirlo davanti a lui, però è stato fondamentale per questo gruppo. Infatti, è un leader, deve essere il leader. È il vecchio, era giovane quando giocavo io, adesso è il vecchio che dà una mano ai ragazzi e ci serve. Ho visto tanto entusiasmo, ho visto che cadono tanti palloni ancora, sì. Però è tanto da lavorare. Sì, vabbè, dai, sì, no, si lavora. C'è da lavorare, ma c'è l'entusiasmo e la voglia di far bene. Infatti anche i ragazzi stasera... su palloni caduti e hanno avuto l'allenamento era finito, hanno detto no, vogliamo finire bene. infatti quindi per quello la mentalità giusta c'è. Il campionato a ottobre comincia, appena avremo il calendario sapremo come le vostre ambizioni sono quelle di non restare in Serie C meglio possibile per le nostre qualità e possibilità. Infatti se ci impegniamo tutti al massimo possiamo ambire a qualcosa di importante più, infatti dipende da noi sempre del gruppo, il campo poi alla fine decide. Benissimo. Per quanto riguarda, tu non sei convocato per il Classic? No, quest'anno no. Io non sono abbastanza classico ancora, dai. No. Sei giovane, dai. Sì. Benissimo. Con 10 giorni di vacanza in quel periodo lì è difficile. È periodo. Ciao. Parliamo con Cere. Quello dipende, ma grosso modo la maggior parte delle volte chi si alza rimane qua. Cere, ho visto tanto entusiasmo, cadono ancora tanti palloni, quindi quello è ancora da lavorare. Sì, c'è ancora la testa grossa, come si vuol dire. Sì, infatti, ancora... Stiamo cercando di distribuirci per il campo, con giocando per posizioni. Su più linee d'attacco è ovvio che adesso soprattutto ragazzi questi della Signores non sono magari tanto abituati a farlo e quindi in questo momento stanno pensando tanto a dove devono andare, dove devono posizionarsi e quindi anche una semplice ricezione del pallone diventa difficoltosa perché non stanno pensando a ricevere il pallone ma se sono giusti o sbagliati per il campo. E quello si chiama lavorare con pazienza perché quello lì si trova, quel meccanismo lì. L'importanza è che il giocatore sia intelligente e sappia perché quello lì è la domanda. L'esecuzione viene da sola, praticando viene da sola. Quindi dicevo, tanto entusiasmo, so che Griffin in questi giorni facendo qualche stage. Sì, esatto, come al solito, tante volte, però lui torna, ovviamente è un gruppo della Serie C, come diceva prima, con Corvo, con Corvino, l'entusiasmo c'è, quindi la Serie C, non vedete l'ora di cominciare il campionato. Sì, abbiamo la cosa molto positiva che tutti i ragazzi della Signores che c'erano l'anno scorso hanno confermato, aderito, senza nessun dubbio di rimanere, si sono inseriti altri... tre ragazzi che sono saliti dall'Under 19, tre ragazzi di qualità e c'è la voglia di continuare a lavorare, di costruire un gruppo che si abitui a lavorare in un certo modo per essere adeguato a un eventuale salto di categoria se saremo bravi a farlo. Infatti quello che dicevo prima con Corvo, dai, noi comunque saremo sempre a monitorare perché voi siete anche gentili che ci date la possibilità di comunicare questo che facciamo noi in rugby. Sì. Fondamentale perché viene comunicato poco, per cui più lo si fa meglio. Bravo, buona continuazione ragazzi. Quello che ti dicevo prima, guarda che volontà i ragazzi, finito l'allenamento, che hanno voglia di star qui infatti a migliorare. Anche l'altra volta l'ho visto con i ragazzi del Franciacorta,
che avevano, durante l'allenamento avevano fatto così, dopo sono rimasti lì, ho chiesto se era volontà degli allenatori, no, volontà loro. No, volontà loro. Noi abbiamo programmato l'attività proprio dove c'è una parte fisica, una parte di rugby. Avete una super palestra lì, bellissima. E l'ultima mezz'ora, per non finire troppo tardi, infatti cominciamo un po' prima l'allenamento, per fare una piccola mezz'oretta di extra, chi ha la voglia, chi di ha voglia fare, di... senza diventare l'allenamento che finisce alle 10, chi invece magari non riesce ad arrivare deve recuperare la parte fitness, può fare questa mezz'ora qualcosa. In palestra, benissimo ragazzi, continuate così. Grazie mille. Che ne dite se ora andiamo a rivedere il meglio della settimana scorsa? Venerdì eravamo a Calvisano. Sì. Sì. Briefing dopo questo contrapposto, e adesso si va con i tre quarti. Allora devi far vedere la mia camicia, diciamo, ah, certo, che l'ho messa apposta. Eccoci qua, adesso è il momento del gioco. Si gioca a largo, si gioca a largo, si gioca a largo, si gioca a largo. Oh là là. No, no. Punto di incontro, si gioca. Gioco reale, ricordiamo che stanno giocando partita vera. Buona l'incursione di Van Vuren, si gioca a largo, punto di incontro.
Nella vita te, sempre nella linea di meta. Pericolo, pericolo. Finito. Testimonianza, adesso abbiamo la testimonianza di questi giocatori oriundi che avete comunque fatto un bel allenamento, secondo me. Come l'hai vissuto te? L'allenamento è stato buono, era un allenamento forte, e molto impatto dopo i due mesi di stare tranquilli, fermi, ma buono, io l'ho visto buono. Anch'io l'ho visto. Tu come l'hai vissuto? Bene, per essere la prima amichevole, il primo contatto, tutto, ma è stato bene. Anche che per te comunque è il primo approccio anche a giocare qua nel stadio San Michele. Sì, è vero, ma niente, no, ho visto niente, quello lo esterno mi ho... Il tuo fuoco, giustamente, come si dice, è la partita. È la partita, sì, quindi è stato bene, secondo me. Per te? Sì, ci sono cose positive, molte cose da migliorare, sempre di più. Questa è una base, possiamo andare sopra. Va bene. Abbiamo cominciato con gli argentini, quindi salutiamo velocemente a chi? Alla mia famiglia e amici. Anche a mia famiglia e amici. Lo stesso, a mia famiglia, amici e tutti... E al club anche. Buona continuazione, ragazzi, buon campionato. Tigre, raccontami cosa significa per te questo bel momento, secondo me. Sì, bellissimo rincontrare tutta la gente con cui ho avuto tante storie, tante amicizie. Bello vedervi, sorridere, abbracciarsi e compartire anche il campo di gioco, soprattutto, che è il momento più bello, no? Partita vera, comunque. No, ma all'inizio della stagione abbiamo ripreso un po' di mestichezza col contatto, è interessante. È interessante che ci sia questa volontà anche davanti. Valo Rugby ha un pacchetto di tutto rispetto. Franchino è un allenatore bravo, quindi per noi è stato un bel banco di prova. Abbiamo tante cose da fare, se abbiamo da inserire tanti giocatori lo sappiamo, però va bene, siamo contenti. Van Zyl si è fatta distorsione, speriamo sia la prima e l'ultima. Certo. Gli succede sempre qualcosa, però insomma va bene. Sono malanni che devi mettere in conto quando fai questi lavori, ma va bene. Però ecco, mi fa piacere salutare e ridare il benvenuto ancora al capitano lo scorso anno, perché nel rugby poi sono queste le cose che rimangono, rapporti indipendentemente dalla maglietta che si mette. Gulo? Ci siamo? Lui non vuole parlare con nessun fan, è tremendo lui, nessuno. Allora, come è andata? Vabbè, dai, per essere la prima, bene, abbiamo fatto comunque già un buon periodo di prestagione, e questa qua era una piccola verifica prima di magari settimana prossima di andare ancora un po' più sul vero con Padova. Tanti punti da lavorare, ma tanti punti positivi, soprattutto la conferma più che altro del gruppo. Quindi quello c'è, si sta lavorando bene, però vediamo. Avete lavorato da soli prima ogni reparto, voi qua, tre quarti, di là e di avanti. Voi tre quarti come avete andato? No, secondo me c'è un buon lavoro, già continuare su questa onda qua, di essere soprattutto positivi, di fare quello che proviamo in allenamento. E poi ovviamente anche grazie a Reggio Emilia, che è venuto questa sera a darci una mano, perché alla fine sono allenamenti di questo tipo qua che poi... Cioè, ci farà arrivare pronti per la prima contro Mogliano il 17. Quindi... Avevate un arbitro bresciano anche? Esatto, un amico. Grandissimo Andrea, amico, grande arbitro a livello internazionale, che veramente si sta prendendo bellissime soddisfazioni e se le merita tutte. Benissimo. Anche te te le stai prendendo? Anch'io no, io veramente sto davvero bene, ritornato qua a Calvisano dopo tanti anni. E sono contento, ovviamente sono un po' rinato, devo dire, perché comunque tornando verso casa riprendi un po' di vita. Senti, abbiamo parlato adesso con Bozzoni, ha detto che gli stai facendo un po' da tutor. Sì, no, gli faccio un po' da... Gli cerco di trasmettergli un po', insomma, quella che è stata un po' la mia esperienza, così poi adesso questo periodo qua che condividiamo il viaggio ad arrivare qui al campo, quindi è un bravo ragazzo, anche lui ha ottime potenzialità e... Se lavora bene, come è iniziato, davvero... Voglio la tua prima sensazione. Che io ho veramente i capelli bianchi e da una vita che sto chiedendo a lui, ma che shampoo usi? Perché non è possibile. Io e tuo fratello, che sta filmando,
abbiamo i capelli bianchi ormai da 10 anni e tu sei ancora con i capelli neri. Una marca che mi ha consigliato Alfredito Cavazzi. Sì. Allora raccontami, ho visto tutto, complimenti a me due squadre, hanno fatto un bel lavoro insieme. Molto ben fatto, sì. Controllato, l'arbitro ci ha aiutato tantissimo. E devo dire che lavorare con la consistenza di Calvisano è veramente importante, perché squadra consistente, sbaglia pochissimo ed è appena cali un attimo l'attenzione ti punisce, quindi è importantissimo per i nostri ragazzi capire dove vogliamo arrivare. Infatti il Calvisano sappiamo che non è tra diciamo le corazzate favorite, però Calvisano è sempre Calvisano, giusto? Calvisano ha sbagliato il calcio di punizione qua in semifinale, in casa, vinceva quella partita lì, e poi a Padova era un'altra storia. Calvisano, parliamoci chiaro, Calvisano è una squadra da finale, e oggi l'ha dimostrato, e noi dobbiamo arrivare dove è Calvisano adesso. Avete lavorato bene in mischia ordinata nel campo 2, dopo avete fatto le touche, ho visto dei buoni lavori sia in difesa che in attacco, logicamente come dici te, tanto da migliorare, perché in quell'aspetto lì ho visto che Calvisano aveva un po' di... Un brio in più, sì. Aveva un piede in più, sia per la MOL, che è la miglior MOL del campionato, sia per la mischia, che abbiamo contrastato in alcune fasi, però se poi facciamo i conti non siamo andati pari. Calvisano è stata predominante su alcune fasi. Quindi buon per noi, che sappiamo dove vogliamo lavorare e dove dobbiamo arrivare. Per te è una bella sfida quest'anno, perché... Buonissima, la prima partita è contro di loro, quindi sappiamo già, abbiamo preso le misure, sappiamo già cosa potremmo aspettarci. Benissimo, io ti auguro il meglio e ci vedremo prossimamente, perché noi comunque amiamo, a prescindere, il rugby italiano, il massimo campionato bisogna darle tanta, tanta visibilità. Sì, se poi con questi nuovi ragazzi che sono squadre giovani, questi nuovi ragazzi che si comportano così bene, speriamo di portare più pubblico e far divertire la gente. Ecco. Il giorno dopo siamo andati a Colorno, bellissimo club, andiamo a rivedere il meglio. Full time, full time. Un commento tecnico di uno specialista, che partita avete visto? No, una bella partita, dai. Bella partita, sì. No, una bella partita, divertente. Intensa, vera, sì, giusto? Sì, okay. Intensa, divertente. Mi raccomando, voi siete Traferta, che è un po' lunga. Sì, quanti chilometri avete? No, 12 chilometri, 15 chilometri. Sì, vicino, 20 minuti, un quarto d'ora. Benissimo. Buon ciao, lavoro, buona partita, ciao. Chico. Ciao, 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 ciao. Ciao, querida. Ciao. 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 Ciao! Carletto Orlandi che sta parlando con i suoi. Un match amichevole di quelli giusti, veri, che serve come un vero test per il lavoro successivo, o sbaglio? Sì, assolutamente sì, non era facile perché faceva molto caldo, per noi soprattutto era la prima volta che facciamo contatto reale, però veramente sono orgogliosissimo di questa squadra, secondo me abbiamo fatto un lavoro ottimo, difesa, ritmo, tutto. No, è stato un bel test, volevamo giocare con squadre come Colorno, è saltato per sfortuna anche Reggio, cioè squadre sulla carta più forte di noi, ma soprattutto il Colonna è una squadra che gioca. Noi vogliamo, a volume del gioco. Ecco, noi vogliamo fare questo e tante cose sono andate bene, alcune sono da migliorare, ci stiamo lavorando, altre magari nuove che ci lavoreremo. È un anno duro, è un anno che noi vogliamo... Spero che tutta la squadra sia ambiziosa, come hanno detto, sì, sì. Se c'è l'ambizione c'è il lavoro e vediamo. Si alza il livello e avere una visibilità migliore, secondo me. Esatto. Perché ricordiamo che questo si tratta del massimo campionato del rugby in Italia, giusto? Certamente, dunque sono 10 squadre, non è facile preparare, e dunque parlo per le società,
preparare un contesto di questo tipo è l'alto livello italiano. Sicuramente siamo lontani dall'alto livello di altri paesi, però però dobbiamo lavorare. Dobbiamo far sì che i nostri ragazzi abbiano voglia di venire in questo livello qui e che dopo, se sono bravi, vadano nelle franchigie, vadano in nazionale, anche è quello per, lì. Anche quello per coinvolgere il pubblico, giusto? Sì, buona continuazione, ci vediamo al terzo tempo, ok? Ciao bello. Ciao. Quindi apprezzo moltissimo. Quanto tempo hai del recupero? Sei mesi. Cioè, sicuro è il solito standard, sì, diciamo, sì, almeno sì. Incrocio e rotto, però a meno di complicazioni sei mesi. No, vai, sei mesi, tornerai più forte di prima e nel frattempo sarai veramente il capitano fuori campo. Speriamo, comunque dobbiamo sicuramente crescere e portare, cioè, nel senso, io quello che vorrei fare è, ora è più difficile farlo fuori dal campo, ma vorrei comunque cercare di portare qualcosa del vissuto nostro, insomma, in campo con i ragazzi, quindi... Parlando del tuo ex club, ho visto dei ragazzini giovani che sono venuti delle Zebre, Zirapani, per esempio, il nuovo estremo. È bello comunque interagire, perché siete a pochi chilometri, penso che la sinergia ci sta. Ora infatti ho detto, almeno me le godrò tutte quante le partite, comincio a fare i weekend di rugby, cioè, ogni tanto ti prenderò come consulente, così mi fai le analisi di qualche partita. Io ti auguro il meglio, se vediamo mille. Ovviamente adesso andiamo al terzo tempo. Gentilissimo, ciao Cacio, ciao, bello. Buon rugby, ciao. Siamo in pieno terzo tempo. Se guarda anche il calcio, logicamente. Anche voi godete di questo momento. Prima di tutto, visto che sei una specialista, che partita hai visto? Ah, ho visto una bella partita, devo dire la verità. Davvero ci sono state delle azioni molto belle. Skills davvero belle da entrambe le parti. Un po' qualche errore di troppo, ma è normale, è un amichevole, siamo in pre-season, ci sta, sono contenta di averli visti giocare, speriamo bene. Io te ho coinvolto perché so che oltre ad essere un'eccellente giocatrice della nazionale di rugby, collabori anche con le giovanili del tuo club, ci siamo visti a Franciacorta, ti ricordi? Sì, sì. Giocando giustamente con i ragazzi della Franciacorta. E adesso sì, parliamo di te, come state preparando questo momento. Il 3 settembre avete un amichevole. Sì, ci stiamo preparando ormai da un bel po' di tempo con il gruppo nazionale, siamo addirittura di arrivo, visto che ci aspettano queste due amichevoli con la Francia prima della partenza per la World Cup. E in realtà molto bene, sono contenta, questa settimana abbiamo ripreso anche gli allenamenti con il club. Quindi iniziamo a intensificare un po' il lavoro e speriamo bene anche qui. Obiettivi per questo mondiale? Di squadra sarà sicuramente dare del filo da torcere a tutte e arrivare più in fondo possibile. Non abbiamo mai parlato di posizioni, vogliamo solo giocare bene tanto. E personali, quello di guadagnarmi un posto per la Coppa del Mondo. Cosa portate in più oltre il discorso tecnico per andare adesso a Nuova Zelanda? Secondo te qual è il qualcosa in più che dovete portare là in Nuova Zelanda? È un po' la nostra caratteristica, tanto coraggio e voglia di fare. Noi non ci tiriamo mai indietro e quindi cercheremo di portare questo anche alla Coppa del Mondo, dove tirarsi indietro non è possibile. Quindi dare tutto e sempre... è quello che un po' ci contraddistingue ed è quello che vogliamo continuare a fare anche lì. Per concludere questo terzo tempo è meraviglioso qua nel tuo club. Il tuo club veramente è un club modello, io direi, nel rugby italiano. Sì, sono contentissima e molto fiera di far parte di questo club. Stiamo come club migliorando in tutte le aree sempre di più e anche nel sociale, anche nel post rugby, è veramente bello far parte di questa grande famiglia. Buonasera, eccoci qua con Veronica Madia, il 10 della nazionale italiana che tra poco partirà per il test match contro la Francia e volevamo sapere le sue impressioni, signorina Veronica. Ciao, buonasera a tutti. E niente, siamo cariche, ci stiamo allenando tanto in questo periodo per questi due test match e poi... il 20 settembre partiremo per la Nuova Zelanda e non vediamo l'ora.
E cosa mi dice della partita che abbiamo visto oggi? Allora, da spettatrice posso dire di aver visto dei ragazzi un po' stanchi, si vede che sono in una fase di preparazione, comunque la pesantezza si sente, però un buon gioco, insomma. Ok Veronica, allora per concludere, ultima domanda, che aspettative hai per il mondiale e che obiettivi personali hai? Allora, obiettivi del mondiale sicuramente è passare il girone, come prima. E sicuramente comunque l'obiettivo principale è passare il girone e andare ai quarti di finale e poi giocare bene personalmente e anche di squadra. E vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Saluto ai miei compagni di squadra, le Furie Rosse. Mostriamo un po' il terzo tempo? Mostriamo il terzo tempo? Mostriamo. Hola señor, ¿todo bien? Buonasera a tutti, siamo qua al terzo tempo del Rugby Colorno dopo la partita amichevole appunto tra Colorno e Piacenza. Siamo qua con Ion Eculai, come ti è sembrata questa partita Ion? Buonasera a tutti, come ho già detto prima a livello tecnico questa è una partita di alto livello, pecca ovviamente di intensità dato appunto essendo nel prestagione. Ciao Cacio, ciao a tutti, siamo ormai a fine giornata perché siamo al terzo tempo, qua i ragazzi dopo la partita come sempre si ritrovano, stanno un po' insieme, bevono e mangiano qualcosa. Parliamo della partita Cacio, è stato un bel test amichevole, un derby, quello con il Laios Piacenza, e partita combattuta e dove si è visto anche un buon ritmo. Da dire che c'è stata una ottima partenza del Colorno nei primi 20 minuti, ricordo la prima meta dopo solo 40 secondi, no? Del Colorno, vantaggio di 3 metri, dopodiché sono svegliati i Lions con una bellissima azione di Ledesma che da solo praticamente ha bucato la difesa da prima fase, e dopodiché i Lions hanno preso fiducia e sono arrivati lì lì per il sorpasso. Verso la fine della partita poi la meta da Maul, che diciamo che è un major must per il Colorno, ha risolto la partita 24-19, 4 metà 3, l'importante era vedere comunque il gioco, a che punto erano le due squadre, abbiamo visto che comunque c'è qualcosa ancora da sistemare a livello di touche e magari anche mischia, ma per il resto sicuramente un test importante per entrambe le squadre. Si conclude così questo weekend di test prestagione, ricordiamo che è stato giocato Rossi contro Blu a Rovigo, Bianchi contro Neri venerdì sera col Petrarca, l'allenamento congiunto a Calvisano con il Valo Rugby, una serie di test importanti insomma in preparazione di questa importante stagione che ricordiamo partirà il 17 e 18 settembre con il primo turno di Coppa Italia, quindi la prima gara ufficiale della stagione 2022-23 di tutto il rugby italiano, quindi continuate a seguirci da me, da Rugby Colorno, Rugby Meet anche soprattutto con voi Caccio, alla prossima. Siano in pieno festeggiamento del compleanno di qualche ragazza e così è un terzo tempo particolare qui a Colorno, bel ambiente, bel club. Domani andiamo a Nizza a trovare le nostre ragazze che giocano contro la Francia in preparazione del mondiale in Nuova Zelanda. Qualche mese fa tra di loro c'è stato già un incontro, andiamo a rivedere i momenti più belli. Sicuramente nel primo tempo alcune opportunità avremmo dovute sfruttarle meglio perché avevamo possibilità di segnare almeno 4, quindi 2. Sì, eravamo lì, l'abbiamo visto, se sono visti chiari. No, anche. Quindi sicuramente un po' di fatica all'inizio nel ritrovare il ritmo. Poi la Francia è una grande squadra, senza dubbio, potente, veloce. Molto profonda anche come gente quando sì, cambiano anche. Sì, però siamo molto contenti di tutte le ragazze, era giusto dare spazio a tante, sì, sì, sì. Arricchire le esperienze. E te come hai vissuto questa partita prima della panchina dopo quando sei entrata? non sono abituata, quindi mi sa che ho fatto abbastanza casino. Sì? Sì, in panchina e niente, no, le ragazze si sono comportate bene, ci dispiace per il risultato, secondo me non è molto veritiero, sì, però non è veritiero. Loro giocano bene. Giocano, partiamo da questo sono le favorite, sono le favorite ovviamente, sì, esatto. Di questo. Secondo me sono anche meglio dell'Inghilterra, sono meno, sì, fisiche, quindi sì. Poi si gioca su quello.
Raccontami un po' di te, da quanto tempo che giochi in rugby, il tuo club formatore? Allora, io gioco al Valsugana Rugby Padova e gioco dal 2010. Sempre in quel ruolo lì? Ho iniziato da seconda linea e adesso? E poi sono passata alla terza. Oggi terza 8. Sì, oggi. Terza linea ormai centro. È un po' che gioco 8. Comunque, niente, penso che dobbiamo pensare ottimisticamente e adesso preparare bene la partita. Sì, dobbiamo prendere, era giusto per prendere confidenza e da qua ne abbiamo altri 4. A chi salutiamo? Salutiamo tutti gli amici che ci stanno guardando. Benissimo, buona continuazione e buon ritorno, ciao. Momento dell'agenda, andiamo a collegarci col nostro fotografo di fiducia, Stefano Del Frate. Bentrovata Natasha, complimenti per la tua prima trasmissione, la nostra new entry. E tu Caccio invece non sei una new entry, chiaramente, e vedo che sei ancora con la luna, è la luna che hai trovato al campo, vedo una luna ovale dietro di te. Infatti, e tu sai che a me piacciono le allegorie, no? I simboli, questo è un messaggio, c'era una luna speciale, io l'ho chiamato tipo croissant, che c'era lì quando eravamo allo stadio, e logicamente ci ha seguito dopo dal pub Time Out di Manu Veneziani, che ringraziamo per l'ospitalità e anche ricordiamo che andrà a giocare il Mondiale Classic, lui con l'Italia Classic, quindi lo vedo molto, molto rasato ultimamente. Però andiamo a noi, andiamo alla nostra agenda, e la nostra agenda significa questo venerdì, il sottoscritto sarà al plebiscito, perché ci sarà un amichevole di lusso, un po' la remake della semifinale dell'anno scorso tra Petrarca e Trasvecta Calvisano, quindi andremo a vedere questo amichevole, perché è interessante per giustamente anche vedere il lavoro che sta svolgendo già da questa settimana Ciccio De Carli, giusto? Sì, giusto, giusto. Volevo un appunto solo, visto che hai ricordato che il Manu andrà a giocare il Mondiale a Bermuda con il Classic 15, oggi è il compleanno del presidente Marcello Cutitta, tanti auguri a lui, e come non ricordare anche il gemello Massimo, che è sempre nei nostri cuori. Infatti, Massimo Mouse è sempre con noi, e quindi è uno dei nostri e lo salutiamo ovunque sia. Di Petrarca Calvisano, dicevamo. Sì, sicuramente Ciccio De Carli è entrato a pieno ritmo, a pieni poteri nell'organico del tecnico del Calvisano, ha preso sicuramente in mano la mischia in modo particolare, imporrà senz'altro il suo credo, il suo metodo di lavoro, che è collaudatissimo, perché fino a poco tempo fa sappiamo che è stato il responsabile della mischia della nazionale, quindi tutto da guadagnare per il Calvisano. La mischia del Calvisano, dopo Cittadini, avrà un altro interprete di grosso spessore per poter innalzare il proprio livello. Infatti, auguriamo il meglio a Ciccio De Carli. Andremo già subito a valutare questa sera, quando saremo lì a Padova, a seguire questo amichevole. Invece, domani c'è un altro amichevole interessante, ovvero i nostri amici del Colorno che vanno a Val d'Aosta a giocare una partita contro il Custorino, la matricola. Sì, il Colorno sappiamo ormai è collaudato, abbiamo già seguito le ultime due amichevoli, una in famiglia e una con il Valoragbi, mentre per quanto riguarda il Custorino è sicuramente un importante banco di prova per testare il proprio livello, le proprie capacità di poter competere nel top 10. Sappiamo che il Custorino è una neopromossa, quindi avrà tutto da imparare da questo confronto d'alto livello con il Colorno. Domani sabato ci sarà anche un bel test allo Zafanella di Viadana, perché Viadana ospita il Valor Rugby, quindi sì. Io domani sai che sarò a Nizza, Dio piacendo logicamente, per seguire le nostre ragazze che giocano questo primo test contro la Francia, ci sarà il ritorno settimana dopo a Biella, quindi però ci sarà il mio inviato speciale, perché ci saranno i fratelli Mastrocola a vedere la partita, quindi avremo anche il loro parere sicuramente per questa partita.
però diciamo il piatto forte del weekend, e tu mi insegni, caro Stefano, è il Rugby Championship Four Nations, come chiamo io. Sì, le squadre già sono già state pubblicate, adesso la grafica della nostra regia ci permetterà mostrare tutte le squadre. Partiamo a livello cronologico, pensate che la prima partita questa volta è Argentina-Nuova Zelanda, logicamente si giocherà a Hamilton, allo stadio di Waikato. Sì, alle 9.05 inizierà questo interessante confronto dove avremo degli All Black caricatissimi per vendicare la sconfitta della settimana scorsa, mentre dall'altra parte gli argentini vorranno invece confermare il trend delle ultime settimane, che li ha visti, ricordiamo, vincenti con l'Australia e vincenti in casa degli All Black. Quindi è un match tutto da vivere. Ci auguriamo di vedere anche una partita di spessore con del bel gioco, e sicuramente sarà così. Abbiamo visto le due squadre, l'Argentina ha fatto qualche piccolo cambio, ha fatto entrare in terza linea Grondona al posto di Gonzalez, che aveva fatto un'ottima partita, una bella meta, c'è il Cubeli entra subito come mediano di mischia, e dopo più o meno la stessa squadra. Idem per la squadra degli All Blacks, perché la differenza che c'è anche Boden Barrett, e quindi quello lì, e dopo c'è anche la possibilità del Retallick, se non mi sbaglio. Sì, anche lui rientra dall'infortunio, aveva subito l'infortunio, se non ricordo male, nel primo test con l'Irlanda. Aveva avuto un problema alla spalla, se non sbaglio, riguardante un placcaggio abbastanza pesante e sanzionato comunque anche con un cartellino, e ritorna dopo più di un mese, quindi anche lui pronto a dare manforte nel caso le cose si mettano male. Infatti, sarà una partita molto, molto abrasiva, è un modo di dire, diciamo, molto aspra. Certo, l'estro degli All Black contro, abbiamo visto, la difesa ferrea dell'Argentina, quindi vediamo, una bella partita. Speriamo che comunque io, come tifoso dei Pumas, che la mischia tenga meglio rispetto alla partita precedente, così almeno può essere un modo anche di avere un lancio del gioco attraverso le proprie mischie ordinate. Invece l'altra sfida tra l'Australia e Wallabies contro il Sudafrica, anche lì Sudafrica ha 7 di rivincita, penso che gli amici che seguiranno la partita tramite Sky oppure attraverso lo streaming, penso avranno un bel scontro anche lì. Secondo me Sudafrica sul scontro fisico, invece Australia è una squadra che gioca veramente. Sì, questa partita sarà a seguire l'altra, alle 11.30 avremo appunto Australia e Sudafrica. Ricordiamo la settimana scorsa la grande vittoria dell'Australia, e quindi questa settimana ci sarà la sete di rivincita da parte degli Springbok, e comunque invece da parte dell'Australia, che è in testa alla classifica assieme all'Argentina, ci sarà la voglia di confermare quanto di buono ho fatto vedere nell'ultima partita. Ricordiamo che l'Australia veniva da una pesante sconfitta con l'Argentina e è riuscita a mettere sotto in modo abbastanza netto gli Springbok la settimana scorsa. Quindi sì, la squadra è confermata, la squadra di... Sì, tutto sommato sì, non ci sono cambi sostanziali. Piccoli ritocchi. Sudafrica, qualche ritocco, come giusto che sia, visto che vengono da una sconfitta. E quindi anche questa è una bella partita che a ora di pranzo ci allieterà. Benissimo, allora penso che abbiamo detto tutto. Per quanto c'è qualcosa che dobbiamo ancora dire, c'è qualche amichevole che ci manca, daremo qualche immagine, qualche reportage, ok? Ok, passiamo la palla a Natale. È arrivato il momento dei saluti, grazie a tutti per averci seguito, e più che mai viva il rugby!